Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Ieri, domenica 26/11/2017, a Roma, nel quartiere Trastevere, abbiamo effettuato il primo evento dell'anno Incontro Caffè, creato dal mio gruppo di ascolto e dal mio gruppo di aiuto morale. L'evento ha avuto un grande successo, molte persone mi hanno contattato perché volevano essere presenti a questo mio evento. Abbiamo fatto la registrazione dell'evento e adesso la potrete ascoltare e potrete ascoltare le vittime del controllo neurale, un medico, un ex poliziotto dei nuclei operativi della Scientifica e degli ospiti che erano venuti all'evento solo per passare un giorno insieme, un pomeriggio insieme per aiutare, ascoltare, capire e dare delle parole di conforto e delle soluzioni per questo problema, per il problema del controllo mentale, per il problema dell'MK Ultra, per il problema delle sce chimiche, per il problema di questi servizi deviati, colletti bianchi deviati, società deviate, massonerie deviate, satanisti deviati e tanto altro. Vi lascio all'ascolto del primo evento creato da me, Incontro Caffè. Voglio ricordare a tutte le persone che vorranno partecipare al prossimo evento, che ne faremo ovviamente uno al mese per adesso, di contattarmi su vittime del controllo neurale @gmail.com. Così avremo perlomeno una prenotazione delle persone che verranno a questo evento. Buon ascolto, amici. Sono corrotti, difesi da mafiosi, difendono questi qua. Questi qui, ma questi qui hanno iniziato con la mafia, perché lo sbarco a Trapani, a Marsala, è stato fatto grazie alla mafia, già dalla Seconda Guerra Mondiale. Cioè, la liberazione del nazifascismo è iniziata con un rapporto tra Stati Uniti e mafia. Non è iniziata tra... Quindi, e sono continuati questi rapporti, non sono finiti là. La trattativa Stato-mafia non l'ho fatta io. Ha iniziato il governo Ciampi, ha proseguito Napolitano. Qualcuno diceva, noi quindi, parliamo del dopo maledetto, questo che Ciampi dice. Quello era già finito. Quegli altri hanno continuato, eh? Perché ma allora perché se la prendono anche con gli invalidi? Io sono disabile all'80%, ho un'invalidità civile, perché fanno anche ai disabili? Il loro obiettivo preferito di questa gente. Cioè con quelli seguiti dalla igiene mentale, dall'ASL, questi per farli apparire per matti e rinchiuderli nei manicomi, nelle comunità, diciamo. E gli extracomunitari? Nelle comunità mi volevano rinchiudere in una comunità. Io vado a ballare, guido la macchina. Poi ci sono quelli random, che cazzo che vado in comunità? Che gli capitano a geni per vari motivi, ma che non sono galera, neanche. Fanno di comunità, non sono neanche. Vorrebbero farmi finire in galera, ma non sì, esatto. A farmi diventare una serial killer non ci riesco. Hanno persone esperte. Non ci giurare. Perché hanno. Vabbè, se li becco li ammazzo. Possono anche manipolare la mente per indurre la rabbia e l'odio verso le persone. Però parliamo una volta, così possiamo registrare. Solo un attimo. Voi avete sentito di tutte queste storie dei cani che addentano bambini, cose eccetera? Sì. Signori miei, sono due i casi. Io allevo cani, ho pitbull. O il cane ha un tumore alla testa, è vero, oppure subisce un fascio psicotronico che gli ammazzerebbe pure il bambino che fino al momento di lui si sarebbe squartato. Anche gli animali, certo, a livello di itica, e quello serve per creare nella teoria del caos, che è quella che oggi vige nella politica, è stata fatta una scelta, si chiama teoria del caos. In questa vige il concetto fondamentale che tu non ti devi più fidare di nessuno, compreso esatto, il vicino, esatto. E quindi ecco perché poi devi chiudere con le porte blindate, cioè. E tra questo non ti devi fidare manco dell'animale di casa, perché in realtà ti deve indurre un concetto più generale che non ti devi fidare di nessuno. Questo ti suona sempre di più e te sei un culo più di più.
ci vogliono spingere alla rivoluzione, allora no, alla guerra civile, alla guerra regionale. No, creano aria, allora, sì, creano terrorismo. Per la rivoluzione, no, terrorismo psicologico. Ho sentito parlare di terrorismo. Aspettate, aspettate. Parliamo una alla volta, sennò non si capisce niente su questa registrazione. Prima ti studiano, ti seguono, vedono i tuoi orari, ti studiano anche tutte queste le tue abitudini, tutto quanto, e poi dopo colpiscono e vanno sicuro a colpire la vittima. A me mi hanno fatto venire 3 tumori, cioè lo dico perché secondo me me l'hanno fatto con l'acido ascorbico, facendo alte dosi. Sì, esattamente, perché io sono ascorbico. A Siena c'è il dottor Mastrangelo che ci cura il retinoblastoma al 100%, bambini di 6 anni 6 su 6 guariti. Vabbè, ma questo è un altro. Indovina. L'acido ascorbico, e sai che allora il miracolo del limone è che è fortemente acido, ma l'unico elemento, almeno insieme al melograno, insieme a altre, che superata la barriera della bocca diventa fortemente basico, ha un viraggio completamente, quindi è perché gli danno una forte basicità alla fine. Cioè, poi entra il Krebs, il ciclo di Krebs entra nel e quindi nella glicolisi, insomma tutti i meccanismi che poi generano energia. Sostanzialmente mi sono occupato sul tempo dei bambini di Riano. Sì, bambini sì, di Riano, Flaminio, sì, tu hai seguito o no? È in servizio all'epoca, sì. Bambini di Riano? Riano io non so dove sia. Vicino. Vicino a Roma. Io non sono in servizio, io Grosseto. Allora, la famosa storia dei bambini che poi il tribunale ha deciso che se li erano ingroppati i genitori, ma si parla di 25-30 bambini, sì, capito? In una cittadina chiamata Riano, Flaminio. Dove c'è stato un processo dato a un giudice, il quale giudice, siccome aveva capito che la cosa pensava, c'era di mezzo quel regista di Canale 5, c'erano di mezzo le professoresse, cose eccetera. Bene, a questo punto hanno cercato di togliere il processo a questo giudice, che era un giudice, se non sbaglio, delle Acque Albule. Come si chiama la zona qui delle Acque Albule vicino a Roma? Bagni di Tivoli. Bravo, di Tivoli. Bene, questo ha capito, non ha mollato. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana questo giudice è stato dichiarato insano di mente per quel processo e gli è stato tolto il processo. Non si è mai visto nella storia. Posso fare una domanda? Ah, si parlava di terrorismo. Ora la commissione parlamentare dice che un certo Moretti era il collaboratore del SISDE. Moretti era il capo dei BR a Roma. I 5 uomini della scorta che sono stati uccisi dalla parte opposta e col fuoco opposto a quello che erano le Brigate Rosse. 2, 3. L'unico agente che ha sparato, gli hanno sparato di fianco, che non c'erano né quello né quell'altro. Sì. Che l'hanno ammazzato, sì, perfettamente. Sa cos'è un cifrato? Un cifrato è un ordine, che rimane una cosa bucherellata scritta, dal Ministero dell'Interno alla macchina di scorta della polizia, che era la scorta di Aldo Moro, e gli dice passate da via Fani, praticamente li manda in bocca alle Brigate Rosse. 1, 2, quel cifrato non si trova. Sicché dico io, poi il Presidente del Consiglio mi dice io ho liberato tutti i segreti. No, hai detto il falso. Senti, no. A proposito di questa storia dei bambini di Riano Flaminio, mi sono venuto a trovare i carabinieri a me perché mi ero interessato alla cosa. E è successo questo. Io faccio il poliziotto di una cosa. È successo questo, che in pratica. Ma mi sono confuso con i carabinieri, con caccia, mi sembra, devo dire altre cose che è importante. Allora, questi bambini venivano presi, venivano portati in una villa, e questi gli abusatori si vestivano da leprottoni, da cose eccetera, in modo che poi quando i ragazzini raccontavano a casa hai il leprotto, mi sei fatto, chiaro che non se lo filavano per niente. E un tuo collega poliziotto, che io ho rintracciato attraverso un altro mio amico poliziotto, che era il padre di una delle bambine abusate, che è venuto da me
e che io tu dico, tu ti sei scordato che sei un poliziotto. Tu devi inquadrare la faccenda non come padre della bambina abusata, ma come E lui mi guarda, diventa un figlio di interesse, tu sei convinto che è un problema di pedofilia. Il poliziotto e il padre deve chiamare un altro poliziotto. E tua figlia non è stata abusata per la pedopornografia, perché non ho trovato neanche la cassetta. Tua figlia è stata abusata perché fa parte di un programma che si chiama MK Ultra Mind Control, per il quale gli americani, che già l'hanno utilizzato per anni nelle loro scuole, hanno fatto un film, l'asilo degli orrori, nel quale film la cosa finisce che hanno mandato in galera i genitori dei bambini. C'è un messaggio chiaro: non ci rompete i coglioni che poi siete voi che andate in galera. Chi hanno detto che erano stati abusati? I genitori dei bambini di Rihanna. Hai capito? Quindi e la figlia di questo qui, in pratica col padre in macchina passa davanti a un distributore dove c'era uno degli attori di questa cosa, che era uno sri-lankese che lavorava al distributore di benzina, e la bambina fa al papà: papà, papà, è quello l'uomo nero. Il padre è rimasto trasecolato. Quindi... perché non si sono ribellati i genitori di questi bambini? Ma secondo te, quando il potere decide di metterti in un posto, come è successo per la Yara Cambirasi, quella povera ragazzina ammazzata, uccisa in una messa nera, capito, l'hanno dissanguata, eccetera, eccetera, sì, esatto, e ci va di mezzo quel povero disgraziato, però, fino in fondo, lo faranno suicidare piuttosto, lo faranno suicidare. Cambirasio, mi ha tolto le mutande quando era già morta da mo. Infatti c'è un taglio netto di mutanda attaccata al tessuto, che questa cosa qui non è stata presa in considerazione dall'autorità giudiziaria. È una truffa. Il giornalista Sulas ha detto che prima di Yara Cambirasio lì sono state ammazzate in quella stessa zona altre due donne, un'indiana e un'altra persona, perché di quelle non ne hanno parlato e ne parlano solo di Yara Cambirasio, perché secondo me dietro c'è tutto un interesse che è di solo di facciata, perché Massimo Bossetti secondo me è stato arrestato come se fosse stata quasi un'azione veramente di film, come se fosse stata una scena di un film, perché addirittura hanno fatto inginocchiare, che manca Dottorina, hanno fatto inginocchiare quando l'hanno arrestato. Quindi là, se si vedono le immagini dell'arresto, si vede che praticamente mostro di Firenze, quello là non c'entra per niente, non c'entra per niente, perché dietro Pacciani c'era lì, è vero? È un altro, secondo me, dal profilo che lo sapevano, è uno straniero. Vigna. Si pensava un console, però è vero che a un certo punto è morto in modo strano Vigna, perché l'hanno dovuto tagliare, segare in qualche modo. Quando queste persone diventano, poi impazziscono completamente, fuori da qualunque controllo, poi devi eliminare per forza. Capito qual è la cosa? Comunque, per quanto riguarda lì hanno voluto fare una prova generale di quanto riuscissero a fottere la gente creando una cosa inesistente e portandola fino in fondo. Quindi è stato un esperimento organizzato, ma ci hanno speso i soldi con la speranza a cercare quel coso, quei cromosomi, tutte le cazzate di sondo. Quando si sono incartati di soli con una sola prova, per camioncino, l'hanno fotografato, non è il suo, c'è un cassone che contiene più di un altro colore, quindi non sono due mezzi uguali, ma devo dire, la prova sta ancora là, il camioncino è la prova di che? Che il camioncino suo è un altro, è più corto, è diverso, cioè capito? E quello è uno. Hanno fatto vedere che la Cambirasio nei giorni prima non c'era, che è stata portata in un secondo Franceschetti. C'è una conferenza fatta da Franceschetti presso Forza Nuova, dove dicono tutto del processo dei bambini di Liano, e Franceschetti, c'è il giudice che dice: io sono un uomo di sinistra, ho provato ad andare al mio partito a dire quello che era successo, cioè, non mi sei inculato nessuno e ho l'appoggio vostro che siete di destra, e c'è gli unici che mi ospitate. L'hanno applaudito per dire, vedi che
Quindi la cosa è trasversale, cioè bisogna anche più partiti non esistono, cioè non è mai esistito i partiti, sono state sempre un qualcosa che hanno voluto farci credere a noi, ma per sempre e comunque per strumentalizzarci. Questo. E in tutti i partiti, tra virgolette, ci sono quelli bravi e quelli cattivi. Sì, ma certamente le persone, guardate, comunque ci sono. Io non sono di sinistra, ma ho trovato due deputati di sinistra che sono veramente bravi. Uno che si occupa di uranio impoverito. Ma posso chiedere una cosa? E uno che si occupa. Ma che senso ha sapere di dire agli invalidi civili? Che senso ha? Mi permettete di alzare due minuti dal banco, ma te passa. Allora, fai la domanda. Noi ora stiamo parlando di eventi d'attualità, delle brigate rosse del passato, ma però che senso ha prendere di mira gli invalidi civili? Perché gli invalidi civili, essendo una categoria definita più debole, allora possono essere utilizzati più da cave umane, da questi medici deviati e corrotti, proprio perché perdono immediatamente la credibilità, essendo ritenuti persone malate di mente, invalidi civili. Ma in realtà la simulazione che loro ti creano all'interno della testa è una simulazione per far sembrare la persona immediatamente una persona de poco, invece te magari sei molto. Ma ci guadagnano facendo la sperimentazione, il collaudo di queste tecnologie, facendo attestare le armi ad energia diretta, attestare determinate frequenze di controllo e di manipolazione mentale. Ecco perché vanno a prendere le fasce più deboli, perché se te prendi un bambino che gli dice alla mamma: mamma, sento le voci in testa, ma chi ci crederà mai al bambino che viene attaccato con queste tecnologie? È più facile prendere il bambino e dire che è malato di mente. È 2 anni che me lo fanno, è 2 anni, avranno ben sperimentato, no? Ma le sperimentazioni di solito durano tanto tempo perché devono vedere gli effetti collaterali di queste frequenze. Ho capito, io ora sono, diciamo, al picco, ho raggiunto il picco della forza, del menefreghismo totale, cioè roba che addirittura se mi guarda l'attore in casa non me ne frega niente, quello che mi vogliono far credere loro. È certo, perché loro ti fanno credere di essere guardata da persone estranee e quindi ti buttano giù psicologicamente, perché te, essendo una donna, dici: oddio, ma chi è che mi guarda mentre sono nuda dentro casa? E te devi fare così, devi fregartene, dici: mi guardi, ecco, guardami, guardami, tanto a me che me ne frega. Vengono registrate dove vengono messe, che se posso insultarli li insulto, sti qua. Dopo mettiamo questa intervista sui miei canali di YouTube e sui miei canali web. Questi qui dicono che le donne devono essere come delle bambole, mi chiamavano bambola, ero a casa a Genova, allora la dicono alla radio intervista, praticamente mentre avevo il ciclo mestruale simulavano la voce di quest'attore che mi diceva bambola, ma a me che cosa me ne frega di queste stronzate qua, sarà che io sono anche un po' particolare come ragazza, ma non credo, perché sottovaluto le altre ragazze. Io personalmente, se sono in casa e mi dicono bambola, un attore che mi fanno credere che un attore mi dice bambola, ma a me non me ne frega niente, perché io non sono una bambola, sono una donna, non sono una bambola. E adesso vomita, questa c'ha il ciclo mestruale, poverina, si mette a vomitare, mai vomitato in vita mia. E certo, questo te lo fanno apposta per crearti la psicologia del terrore, perché mi guarda, mi dice e te lo dicano apposta, ma lui non ti vedrà mai. E certo, te sei terrorizzata perché ti attaccano proprio con queste tecnologie, con questi sistemi. Più te ne strafreghi, più fai finta di niente e più non ti attaccheranno più con quel sistema, non ti attaccheranno più con quella modalità di attacco, perché loro vedono i 2 punti deboli e i 2 pregi. I pregi non te li mettono, ma te mettono i punti deboli, e quella è la cosa. Mi fanno apparire ridicola nei sogni, sempre ingenua, una ragazza ingenua, ridicola. Ma a me che cazzo me ne frega? Cosa sono, a una sfilata di moda? Devo esibire le mie armi di seduzione davanti a quest'attore qua? Ma se quest'attore non c'è? Ma se ci fosse? Ma cos'è? Una donna vale per le sue armi di seduzione, per il suo corpo senza cellulite? Una donna non è una bambola, è una persona che ha prima di tutto delle cose dentro. Ho notato una cosa, che sei una persona molto intelligente e razionale, che stai capendo come funziona questa tecnologia. Me la dà Dio, guarda, la forza, Dio me la dà Gesù Cristo la forza. Brava, perché Gesù.
diciamo che te sei venuta a Roma proprio per incontrarmi e per incontrare anche il gruppo di Roma. E non solo, tornerò a Roma col mio ragazzo e te lo farò conoscere, perché anche lui è stato vittima proprio per un pochi giorni di Armi Energia Diretta, perché probabilmente, essendo questi delle persone molto maschiliste, gli uomini l'attaccano meno. C'è un mio amico che è vittima di questo trattamento, l'hanno minacciato di fargli venire un tumore in faccia, ma lui se ne batte, è come me, esattamente come me, continua, se ne frega, non gli dà retta. Mi hanno detto con la leucemia, perché sanno che ho paura delle malattie, mi hanno detto con la leucemia, e mi è venuto un dubbio qua, dicendo che io ho delle malattie che non ho e giocando sul fatto che io sono ipocondriaca. Non è che vogliano farmi, sono d'accordo con degli ospedali per farmi fare delle analisi. Sicuramente, perché ultimamente loro inducono le persone ad andare a fare le analisi, a fare delle visite, lì è tutto pagamento, mega ticket, soldi che vengono spesi, che vengono dati alla sanità, e la maggior parte di queste persone poi stanno bene, non hanno niente. Allora, se te vai a fare un'analisi perché c'è un dolore su una gamba e non c'è niente, poi ti creano il dolore sul braccio e non è niente, poi ti creano il dolore sull'occhio e non è niente, il medico dice: ma qui c'è qualcosa di strano. Facendo soffocare, dice, hanno creato una guerra psicologica di notte nel sonno in cui loro mi insultavano, io li insultavo con tutto l'odio che ho, non l'odio, perché l'odio è un sentimento troppo grosso e loro non si meritano dei sentimenti troppo grossi come l'amore, l'odio. Mi stavano facendo soffocare, mi sono svegliato, dicevo, una voce interiore che era la mia diceva: apri gli occhi, apri gli occhi. Dicevano che avevo la leucemia nel sonno e io stavano insultandomi, io sentivo la mia voce che interloquiva con loro e li insultavo. Poi una voce interiore, che non so se è il Padre Eterno o chi, perché non voglio farla fanatica religiosa, anche se sono credente, ho aperto gli occhi perché stavo soffocando in questa mia rissa psicologica, telepatica con sta gente. È vero, te lo fanno, me l'hanno fatto pure a me. Mi creavano sogni subliminari e attraverso il sogno subliminare mi amplificavano determinate sensazioni, come se io vivevo in una realtà virtuale distorta attraverso stati ipnotici e narcoletici. Molte risposte. Loro dicevano delle cose brutte, tipo imbecille, facevano vedere una ragazza che succhiava una pistola tenuta da dei militari, perché loro detestano le donne che non sono attratte dal potere, soprattutto dalle armi. Loro detestano le donne che non sono attratte dalle armi. A me le armi, le divise non mi interessano. Al limite qualche attore, faccio sogni erotici per qualche attore, ma non per i militari. Ma te lo facevano anche a te questa cosa della manipolazione attraverso i sogni? Sì, sì, anche loro addirittura mi mettevano nei sogni delle immagini di Walt Disney. Cioè, a fine sogno magari compariva il fiocchetto di Minnie, oppure sì, che ne so, una... sì, me lo facevano. Sì, cioè immagini di cartoni animati. Notavo questo. E poi comunque tutti i miei sogni erano bui. Mai un sogno in cui c'era luce. C'è stato un periodo abbastanza ampio in cui io vagavo nel buio. Tutti, non c'era luce proprio. Sì. Certo, perché la radiofrequenza di 50 Hz sparata all'interno del cervello crea la destabilizzazione del sonno, cioè non entri mai nell'ora REM, in quella fase REM, non ti fanno più entrare, perché se ti sparano la frequenza te stai sempre in dormiveglia, non dormi un giorno, non dormi due giorni, non dormi tre giorni, non dormi quattro giorni, non dormi cinque giorni, dopo una settimana, dieci giorni, un mese, crolli automaticamente il tuo fisico, la tua mente crolla a livello psicologico, e loro ti possono manipolare attraverso una sorta di narcolessia, cioè ti fanno vivere in un sogno ad occhi aperti e senti rumori, vedi delle immagini, allucinazioni visive, e ovviamente uno quando va dal dottore che cosa gli dice? Vedo queste immagini, sento questi suoni, ho delle sensazioni anomale nel cervello, il dottore non è che ti dice: no, guarda, sei attaccato dal sistema MK Ultra o dal controllo mentale o dal Monarch. No, sei malata di mente, schizofrenica, sei esaurita e ti imbottiscono dei farmaci oppure TSO.
Sono rimasta 6 giorni e 6 notti senza dormire, a tal punto che poi sono uscita fuori di testa e sono andata, cioè mi hanno ricoverato per 16 giorni, quindi diciamo che il mio cervello alla fine ha fatto il botto, come si dice qui. Sei crollata psicologicamente. Esatto. E anche fisicamente, più che altro. Però la mia, diciamo, la cosa che mi ha salvato è stato che, siccome io mi ritenevo lucida, tutti gli psicoanalettici che volevano somministrarmi lì in ospedale, in parte li ho presi, li ho dovuti prendere perché comunque le cose liquide me le dovevo ingerire, mentre i farmaci, quelli diciamo solidi, cercavo di metterli sotto la lingua o al lato, e quindi diciamo che teoricamente li ho fregati e mi ritrovo qui diciamo vigile, perché ho visto che tante persone che hanno preso questi farmaci sono rimasti tipo zombie. La ragazza che ha parlato adesso praticamente dovrebbe essere protetta da queste persone in divisa, invece sembra che le stesse persone in divisa sono praticamente i carnefici che l'attaccano con queste tecnologie. Anzi, parliamo con l'altra ragazza che stava parlando prima, che mi stava facendo una domanda. Io vorrei sapere se c'è un modo per inculare sta gente qua, per beccarli, smascherarli e fargli il culo. Volevo sapere. Allora, non è facile attaccare direttamente queste persone o poterle prendere. Sì, non ti preoccupare, tanto poi lo mettiamo. È pure giusto che ti sfoghi, perché in questo gruppo di ascolto, in questo gruppo di aiuto morale, noi dobbiamo sfogarci, dobbiamo dire quello che ci stanno facendo, quello che stiamo subendo, perché sennò è inutile che facciamo l'incontro, ci sentiamo al telefono e arrivederci, grazie. Invece qui possiamo parlare liberamente, perché non veniamo presi come pazzi e malamente, qui veniamo presi come cavie umane consapevoli che veniamo sottoposte a questi trattamenti disumani. Se noi riusciamo a trovare il modo di denunciare intanto alle procure quello che ci stanno facendo, che è una cosa importante, perché così rimane la testimonianza di quello che noi stiamo subendo, possiamo anche un indomani richiedere un risarcimento danni a chi ci sta facendo questo, o a richiedere allo Stato di darci un risarcimento per i danni fisici e psicologici, per le torture fisiche e psicologiche che noi stiamo subendo. Io mi chiedo come facciano a non vergognarsi. Sono prevalentemente delle persone sataniste, non credenti, e fanno esattamente come facevano i preti nella Santa Inquisizione, uguale fanno. È vero, perché loro sono famigerati medici nazisti che rifanno gli stessi esperimenti che faceva Adolf Hitler o Mengele nei campi di concentramento. Loro lo fanno invece adesso con tecnologie avanzate, satellitari, con armi di legge dirette, in modo che non devono stare per forza all'interno della nostra abitazione o sul nostro corpo fisicamente, ma stanno sul nostro corpo indirettamente, ma le armi sparate dai satelliti, sparate dai sistemi radar a scansione sintetico, dai sistemi ad onde convogliate, creano le stesse patologie, stessi blocchi cerebrali che creavano i nazisti nei campi di concentramento ad Auschwitz. E questo è il loro gioco. Con Emiliano Babilonia precedentemente abbiamo misurato il campo magnetico sul mio corpo in 3 punti, e precisamente nella carotide sinistra, nella zona interprostatica tra prostata e retto, e nel polpaccio sinistro c'è un campo magnetico così elevato che non è giustificato da nessun tipo di fenomeno fisiologico. Volevo dire alcune cose, ma ora tutte non le posso dire perché sono registrato. Dico questo, dico che sento quando mi immettono personalità o cose diverse, sento cambiare frequenza nella mia testa, e non sono voci, sono energie. Ho chiesto all'autorità giudiziaria di misurarmi il campo magnetico in continuo, nessuno si è degnato, perché hanno paura. La nostra democrazia è finita. Questa è una dittatura che è venuta in piedi, hanno messo in piedi con lo scudo spaziale che hanno messo sull'Europa. Cioè, gli americani ci volevano difendere, in realtà ci hanno schiavizzati. Bisogna mandarli via,
ma è mandarli a casa loro, a casa propria, chiappare gli ambasciatori a calci nel culo e buttarli a mare. Questo bisogna fare, ma bisogna farle con le buone, non si può farle con le cattive, se no dicono che uno è terrorista. Perché finanziano l'ISIS, finanziano il terrorismo internazionale, finanziano tutto, eh? E poi si lamentano quando con le loro armi fanno attentati. No, perché se no, gli americani sono. Sì, sono sempre loro. Sono finti attacchi terroristici, l'hanno fatti loro. Ma noi gli americani cittadini come siamo noi? I potenti, le lobby. Le lobby, la lobby dell'uranio impoverito, la lobby delle banche, del JP Morgan, il Goldman Sachs, come si chiama l'altro, insomma tutti i gruppi bancari americani che decidono il destino del mondo con un click, chi mettere alla fame e chi no. Possono appiccare incendi con il satellite in varie zone d'Italia in un attimo. Sarebbe da fare una guerra qua, sarebbe da... La faremo piano piano, piano ma Caronia, Caneto di Caronia, che bruciavano le case. No, ma non solo le case a Caronia, ma anche gli incendi che si sono verificati nell'estate. I terremoti ora ho qualche dubbio ancora, però invece gli incendi, i boschivi, si possono applicare con il satellite, con un laser. Sì, con le frequenze a microonde. E ovviamente a fotoni, particellari, magari va a fare una girata frequenza al plasma, esatto. Tutte queste robe qua vero. Sono armi americane che ci hanno solo loro. E adesso con i laser abbattono gli aerei sulle navi, certo. Come è successo nel Mar Rosso con come si chiama, la banda sovietica, russa, anzi la banda russa nel Mar Nero, che è successo l'anno scorso. Praticamente andavano a fare uno spettacolo in Siria a bambini siriani, è una banda russa, insomma, di un esercito russo, e l'aereo è stato abbattuto sul Mar Nero. Io non sono né a favore dei russi e né a favore degli americani, io sono a favore dell'Italia. È un'altra cosa. E ho il dovere di difendere gli italiani. Ma io non lo sapevo che potessero creare anche incendi quei satelliti. Ma allora questi possono. È un fatto economico. Ah, ma io sono così piccola, non posso fare niente contro queste cose qua. Te l'ho detto. Io sono troppo piccola. Una formica. Siamo cavie, loro cavie. Sì, ma che me la menano a me con anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Con la calma e la pazienza la formica lo mette in culo all'elefante. È vero. Sì. Ce ne vuole tanta. Ma comunque io non lo sapevo, scusi, è l'ignoranza. Perché io vedo solo il mio piccolo, le violenze che subisco su di me. Io sono un essere, un individuo con la mia problemi psichici. Non credo che tu abbia problemi psichici così elevatissimi. Sono generati anche questi, secondo diciamo me. Che io prendo la pensione, 290 euro me la tengo stretta, perché meglio che niente. 290 euro me le prendo. Non è il merito della cosa. 290 euro me le prendo. E se riesco a avere la reversibilità di mio padre, anche faccio una bella vita. Questi mi invidiano. Ma loro ti dovrebbero dare tutti gli anni che ti hanno fatto perdere, ti dovrebbero risarcire dei danni, ti dovrebbero risarcire di 2 anni di torture che ti stanno creando, gli attacchi che ti stanno facendo. Adesso ho raggiunto la massima forza, e come Emiliano adesso ho raggiunto la massima forza. Non ho paura se mi vogliono ammazzare o provocarmi dei cancri, non ho paura di sta gente, non ho paura di essere ammazzato, mi minacciano spesso di morte e io non ho paura. È la stessa cosa a me, pure uguale. Mi minacciano. Sì, a me mi dicono che morirò con un incidente stradale, che mi verranno a ammazzare, che mi inducono, cioè manipolano le menti delle persone per farle diventare aggressive verso i miei riguardi. Quando io proprio neanche li guardo queste persone, non guardo neanche le persone che stanno per strada, invece loro lo fanno apposta, aumentano l'aggressività per far succedere un avvenimento che crea disagio alla persona che sta all'interno di un luogo, all'interno di un locale. Da 2 frequenze cerebrali, 6 e 1 Hz più 6 e 4, queste 2 frequenze sparate generano violenza. Scatenano la violenza. Eh sì, perché loro ci manipolano queste frequenze cerebrali attaccandoci proprio con questi sistemi d'arma. Non ho paura di morire, non ho paura dei tumori, non ho paura della macchina. Sono sicura che se Dio dall'alto vuole li fa crepare tutti.
È vero, ha detto una cosa giusta, perché ci torturano senza che noi facciamo niente, solo perché abbiamo delle frequenze estrasensoriali e riusciamo a sentire queste tecnologie deviate. Beh, siamo più sensibili a determinate frequenze invece che altre. Ma queste frequenze, se vengono sparate su una persona anche che non è sensibile, certo, le prende, certo, ti sparano le microonde e ti brucia il corpo. Hanno, e hanno effetto anche sulla psicologia della persona, perché non creano una malattia, creano una sintomatologia che è diverso. Certo. Ma patologia qui è riconosciuta? No, non solo non è riconosciuta, ma come fanno a riconoscere una cosa che sparano loro? Sennò io dovrei chiedere al governo americano 4 milioni e 500 mila euro? Ogni italiano che ci hanno ammazzato, quanto gli si chiede? Andrebbero falliti gli Stati Uniti. Quindi per andare dritto al bersaglio? Qual è il consiglio per andare dritto al bersaglio? Io consiglio questo, di comprare un magnetometro e un ersimetro ad personam. Perché questo testimonia il loro attacco, attacco neurale, il loro attacco cerebrale. Se uno poi, avendo questi strumenti, non sente più niente, beh, meglio così. No? È già una dimostrazione come prova. Speranno di insabbiarle. Perché? Cosa non abbiamo capito? Se sono cose scomode, tenderanno ad insabbiarle. E quindi? Sì, ma se noi denunciamo e facciamo capire alla magistratura che noi siamo delle cavie umane attaccate con queste tecnologie, ma non è che dico dobbiamo denunciare solo una volta oppure solo una persona deve fare una denuncia, dobbiamo essere 10, 20, 30, 40, 50, 100 persone, tutti insieme andiamo a denunciare nelle procure tutto lo stesso identico giorno, riusciamo perlomeno a muovere un po' le acque, facciamo capire ai magistrati che non siamo pazzi e mali di mente, ma che siamo cavie umane. Siccome noi stiamo preparando un convegno a Roma che si parlerà proprio del controllo mentale, dobbiamo anche far capire alle persone che verranno al convegno che una soluzione è anche questa: fare le denunce, fare interviste di testimonianza, fare sentire la nostra voce da tutte le parti. Certo, sono d'accordo. Possono fare anche i fotomontaggi e con il corpo delle persone fare dei filmati porno. A me che cazzo me ne frega. Se ti mettono con un bambino, la realtà poi si vede nella vita, che io non sono una pedofila, a me piacciono gli attori romani. Però Adriano non posso dire. Lo vedono tutti, lo sanno tutti, chi mi conoscono da quando sono nata, sanno tutti che non sono pedofila. Al mio amico l'hanno detto che lo fanno passare per pedofilo, è un invalido civile come me, tutti lo conoscono e sanno che è una brava persona. Le bugie hanno le gambe corte. Ma loro che gli interessa? Loro lo dicono in mezzo alla gente, lo dicono al tabaccaio, al bar. Ho conosciuto una ragazza che faceva di mestiere nella spiaggia l'investigatrice privata e anche aveva avuto una diffamazione di pedofila, non la era assolutamente, ha vissuto tranquilla lo stesso. Questi si sentono i padroni del mondo, devono abbassare la cresta, devono abbassare. Le bugie hanno le gambe corte. Gli americani sono a me non me l'hanno mai fatto, ma il mio amico sì. Perché loro sono dei pedofili che vanno a vedere le bambine, le mutandine delle bambine vanno a vedere. C'è più di pedofili in America, sicché più che in Europa. Il ciclo mestruale delle donne vanno a vedere. Vanno a vedere dentro le mutande delle donne gli assorbenti, il ciclo mestruale e anche le bambine. Sono dei pedofili. Sì, no. Quindi sogni artificiali. Ma hanno fatto capire che godono delle molestie che subivano anche delle minorenni da dei parenti. Io ho conosciuto questa ragazzina in un locale dove vado a cantare, che si è sfogata con me, che subiva delle molestie sessuali da un parente. Loro mi hanno fatto fare un sogno artificiale che si capiva che loro ridevano di questa storia qua, quindi sono dei pedofili, oltre sporchi sessualmente, persone sozze interiormente, dei maiali, dei porci sottosviluppati, dei sottoprodotti umani, delle sottospecie umane, ignoranti
con un titolo di studio, penso, sono ignoranti, sono persone sozze, sporche sessualmente, pedofili, ignoranti. È vero, l'hanno fatto anche con me, che mi facevano vedere queste, queste immagini subliminari di bambini, mi mettevano delle persone, tipo degli uomini, che io vedevo degli uomini nudi, dei travestiti, ti fanno credere che l'uomo, gli fanno credere che è un gay, invece la donna gli fanno credere che... Sì, no, dillo questa cosa, che è una cosa importante, a tutte le donne che mettono il programma di controllo mentale gli fanno credere di essere lesbiche, sentite che cosa dice pure la ragazza. A me volevano indurmi a diventare satanista, di rasarmi i capelli, loro volevano che io mi rasassi i capelli e che diventassi una lesbica, cosa per me impossibile. Sono loro che sono dei froci, io non sono lesbica. Ma è vero, lo fanno apposta per indurre le persone a cambiare la loro sessualità oppure la loro religione o pensare determinate cose che praticamente uno non penserebbe mai, perché questo è il programma MK Ultra, il programma Monarch, è proprio riprogrammare il cervello di una persona e fargli fare quello che loro vogliono. Anche un uomo, l'ho visto in una tua intervista, che questo capo è il capo della scienza. Vogliono far diventare gay uomini, con tutto rispetto verso gli omosessuali, le lesbiche e le donne. Sono tornata anche con me, si preoccupa. Sì, è lei che l'ha detto. Ma l'unica cosa che mi piace a me è la femmina, quindi è grande. No, comunque è vero che le bugie hanno le gambe corte, perché se loro pensano di essere come Dio in terra, perché col tuo corpo possono fare dei fotomontaggi e farti vedere in giro, magari come queste ragazze si sono suicidate perché sono state filmate mentre facevano delle filmati sessuali con i loro ragazzi, l'hanno messa in rete, non siamo tutti uguali, da me lo prendete nel di dietro, brutti pederasti pedofili, da me lo prendete nel culo, lo prendete. Oh, ma sta... questo è un altro discorso, cioè, ma stiamo sentendo queste persone adesso che incominciano a combattere e incominciano ad unirsi a noi e incominciano a far sentire la loro voce, che questa è una cosa importante, il gruppo d'ascolto e d'aiuto serve proprio per questo, per far uscire fuori quello che noi abbiamo dentro. Se noi ci rinchiudiamo dentro casa senza fare niente, invece noi dobbiamo divulgare, dobbiamo far sapere quello che noi subiamo attraverso le interviste testimonianza, attraverso queste riunioni che noi facciamo e che faremo tutti i mesi, faremo queste interviste per far capire alle persone quello che subiamo, gli attacchi, le manipolazioni che noi ci creano artificialmente con queste armi e con queste tecnologie di controllo mentale. Dopo la pornipnosi, loro pensano che le ragazze, essendo donne e quindi più sensibili e più debole, non escono di casa, perché per strada, dopo aver subito una pornipnosi di notte, ti senti tutti gli sguardi addosso. A me non me ne frega niente, se volete faccio il film porno con il mio ragazzo, però pagatemeli. Brava. No, io non sono sia attratto dal porno neanche, no, a guardarlo. Faccio, non li farei mai, è una provocazione. Però posso dire questo: io sono stato in coma 13 giorni e in questi 13 giorni ho avuto delle problematiche grosse, perché ho avuto un'emorragia cerebrale. Io ha cercato di farmi ictus, E sono stato salvato per la rotta della cuffia. Ho avuto una visione durante il coma e siccome poi si prendono anche i meriti delle cose che dici e che fai di buono, in questo caso credo che sia particolarmente difficile che se ne prendino, perché io sto descrivendo con la meccanica quantistica la materia, perché io sono un chimico e credo che ci siano in pochi che conoscono questa materia all'interno di quel gruppo lì. Per cui, e anche se uno ha studiato meccanica quantistica, per come l'ho vista io la materia e come mi è stata illustrata nel sogno del coma, credo che ci siano ancora pochissimi, anzi zero, sulla Terra. Questo per me è un vantaggio e credo che non sia così facile da parte di questi assassini poter fare una propaganda, un'attività contro la mia persona su questo aspetto. Ho descritto la fusione fredda. La fusione fredda è una, per loro è una maledizione. Perché? Perché potrebbe sostituire il petrolio e col petrolio ci mangia tanta gente ancora oggi. Però io, a me non interessa sostituire le pile a fusione fredda rispetto al petrolio. A me interessa descrivere il fenomeno, perché io sono un chimico puro
studio queste robe, le studio a livello di hobby, perché ho un hobby e l'hobby è studiare la chimica e la fisica. Posso? Cioè, nella vita tutto si può fare, con un dubbi, con un uva, anzi. E quando sono al lavoro ci sono le mie 7 ore, le mie 8 ore e lì devo fare altre robe. Vedo violenze sulle donne, le vedo spesso generate da loro. Generate da loro, stupri in ospedale. Sì, qui, sì. Qui a Roma una mi è rimasta impressa una violenza, che è quella del papà che ha buttato il bambino nel Tevere. No, cioè, no, ma creata da loro. Quella secondo me è creata dagli americani. Quella è l'attentato di Preiti davanti alla Camera dei Deputati. Ma anche quello, quello è una persona colta, non era un imbecille qualunque. Secondo me, ma è solo intuizione a questo momento. Sì, anche secondo me era stato così martoriato che voleva andare a ammazzare il loro capo. Il loro capo l'ha individuato nel presidente del consiglio, quindi diciamo nell'intelligence italiana. Probabilmente si è sbagliato. Probabilmente si è sbagliato. L'intelligence italiana c'è nel mezzo, ci sono degli uomini e delle donne all'interno che fanno parte di questo programma americano. Sì, sì, anche donne. E che neanche il presidente del consiglio sa quello che fanno. Allora, queste persone vanno tolte da questo programma. Va tolto il programma. Chiunque fa una cosa del genere, secondo me, va messo all'ergastolo. Punto. Va messo in condizioni di non nuocere. Secondo me una cosa che fanno è cercare di causare a me TSO in ospedale per farmi violentare. E lo fanno anche con altre ragazze. Sì, ma lo fanno anche con metodi psicologici. Lo fanno anche inducendoli, non solo facendolo. A me c'è la violenza sessuale come me ne fanno? No, per un uomo diverso. No, per... è una nanotecnologia. Piccola come un chicco di riso. Teflon. Aspettate un attimo. Dovete... che ti mettono quando ti fanno l'intervento chirurgico. A me me l'hanno fatto ai testicoli. Per il varicocele. Da lì io ho sempre avuto una cosa che si muoveva all'interno, eccoli, e che ti dà un sovrastimolo prima prostatico, poi rettale, in una maniera indecente. Io non so come ho fatto e come faccio a resistere tutti i giorni a questa tortura. Ma non può farcela. Ho chiesto a un urologo di fare indagini, ma ha detto che non si vede facilmente, perché, anche perché si muove. Allora ho fatto: scusa, ma allora io conosco l'NMR, cioè la risonanza magnetica, si può fare un Hector carbonio fluoro? È un problema, perché l'USL non te ne fa. Allora posso andare in privato, il privato non vale. Scusate, allora che cazzo devo... Noi non abbiamo paura di voi, delle vostre minacce di morte ce ne battiamo il cazzo. Non abbiamo paura di morire, morirete prima voi. Perdonate il tono un po' acceso della collega. Ma c'ha ragione, veramente. Vedi che ha capito. C'ha ragione. Volgare. Ma c'ha ragione, si sta sfogando, ma è giusto. Se io fossi un giudice, ascolterei. La signora direi che è in causa di giustificazione. Perché certo, libertà, certo. Quando sei sotto tortura e commetti un reato, in realtà il reato non l'hai fatto. Il reato l'ha fatto chi genera. Sono Giulia Curiale e io sono vittima di un controllo mentale da circa 20, come minimo 30 anni. Sono venuta a conoscenza da circa un anno e mezzo con queste voci continuative, e loro mi dicono che siamo una setta satanica, e conosco anche la persona diretta interessata, nome e cognome pure del gruppo. Tra l'altro abitano pure vicino a casa mia e mi minacciano continuamente di morte, sono vittima di questo controllo mentale. In quanto loro mi comandano proprio mentalmente, continuamente, io faccio delle cose che non ho mai fatto in vita mia, ad esempio alzare le mani a mia madre, io non l'ho mai fatto in vita mia, sono una persona pacifica, tranquilla, e loro mi istigano la violenza, mi controllano, mi pilotano tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Guarda, lo stavamo dicendo prima. Io sto andando pure da un medico, loro dicono no, ti inibiamo gli effetti dei farmaci, noi facciamo in modo di inibirti l'effetto del farmaco. È una tortura dalla mattina alla sera.
non mi lasciano in pace mai, mai, continuamente. Sono proprio disperata, non saprei cosa dire di preciso. E purtroppo tutti i miei compagni sono a conoscenza di questo fatto. In questi 20 anni ho subito di tutto e di più, telefonate anonime, telefonate di giorno, di notte, dalla mattina alla sera, e poi comprese in giro. Io dicevo: perché mi prendete in giro, perché mi prendete in giro? Non sapevo chi fosse l'artefice della questione. Adesso l'artefice sembrerebbe uscito fuori, però io non posso fare niente, perché quando vado in questura, che cosa succede? Mi danno un pezzo di carta dove devo fare una denuncia senza nessuna prova, senza niente, e io dico: la responsabilità ricade tutto su di me, senza nessuna prova, perché le prove non le lasciano. Questo è il problema. Le lasciano, le lasciano le prove, però con i sistemi tradizionali di indagine non c'è la possibilità, perché anche se le forze dell'ordine, non tutti gli appartenenti conoscono queste tecnologie, conoscono in pochissimi. Ma infatti quando ne parlo dicono: deve fare denuncia, non possiamo fare altro, basta. E noi dobbiamo fare la denuncia, noi la stiamo preparando, ci devi venire con noi, certo, noi certo. Faremo tutti quanti, porteremo le denunce, le porteremo al Tribunale di Roma. Prima di portare la denuncia a un procuratore, io invito a scrivere alla Presidenza del Consiglio informandola. Lasciare passare un paio di mesi, tanto non faranno niente, però intanto informare la Presidente del Consiglio, perché il Presidente del Consiglio è colui che dirige i servizi segreti italiani, non hanno grandi poteri su questi gruppi, però ci sono dei nostri appartenenti all'interno. Se non si muovono, a quel punto noi proporremo alle procure. Io ho scritto anche a Bruxelles, all'ufficio di diritti dell'uomo, e ho dichiarato che in Italia vengono fatte le torture nel silenzio delle istituzioni italiane, e è la verità, perché io non dico che le fanno gli italiani, dico che ci sono agenzie, le chiamo di terzo livello, perché deviate. Di terzo livello, chiamiamolo di terzo livello, poi te le puoi chiamare deviate, non deviate. Terzo livello che vuol dire? Vuol dire che non viene la CIA a fare queste cose, perché se no sarebbe direttamente responsabile il governo americano. Le fanno fare altre agenzie, ok? Quindi, che non sono correlabili con loro. Queste tecnologie, come fanno questi satanisti ad avere queste tecnologie? Questi satanisti come fanno ad avere queste tecnologie? Questo che io non mi spiego. Perché in realtà sono tecnologie che operano attraverso la massoneria, il satanismo, perché sono anche loro servizi deviati, agenzie deviate, medici deviati che operano con questi sistemi. Da soli, e chi da è che soli li contrasta? Chi è che li contrasta? Infatti, quando io dico: vado adesso dall'avvocato, loro dicono: vai dall'avvocato, che prove dai? Mi deridono. Te lo fanno apposta, l'hanno fatto pure con me, hanno fatto la stessa antica cosa che ti hanno fatto a te. Quindi te devi pensare una cosa: che non sei una persona malata di mente. Gli stessi programmi che hanno fatto a te me l'hanno fatto a me, stessi programmi che hanno fatto a me l'hanno fatto a lei, stessi programmi che hanno fatto a tutte le altre persone. Ecco, inizia così. Lo facciamo con tutte le donne, con tutte le donne. Lo facciamo, ce l'abbiamo con le donne, odiamo le donne, io non lo so perché sono persone che fanno esperimenti, perché sanno che te sei una brava donna, non hai fatto del male a nessuno, e loro ti attaccano perché te, rilevando determinate frequenze, loro ti studiano come una cave umana. Ma io questa persona l'ho conosciuta direttamente. Però questi sono agganciati anche ad altre agenzie, che non si fanno che vedere, che ti guardano dentro casa, che ti guardano da tutte le parti. Non è possibile. Quali tecnologie possono avere? Mi sembra strano. Vivono di questo, ma com'è possibile? Cioè, mi sembra così assurdo.
assurdo che abbiano tutte queste tecnologie da poter spiare continuamente da tutte le parti. Ma lo sai quanto costa spiare una persona 24 ore su 24? Milioni di euro al giorno. E non spiano solo a te, spiano a te, spiano a me, spiano a lei, spiano a quell'altra, spiano a quella. Sono centinaia e centinaia di persone controllate, spiate e messe sotto queste sperimentazioni e collaudo di tecnologie. Li chiamano armi bianche, in realtà armi che non fanno niente, armi che non uccidono l'individuo, ma lo manipolano. Manipolano, ma vogliono portarmi pure a questo. Al suicidio indotto. Non lo so se al suicidio indotto ti faremo morire, perché mi hanno procurato un sacco di danni a livello, cioè proprio di salute. Nel frattempo che sono comparsi queste persone, mi hanno creato problemi di salute. Certo, ti bloccano il lavoro, ti bloccano la salute, ti bloccano la vita sentimentale. Tutto, mi hanno detto rimarrai da sola per sempre, così. Guarda, prima abbiamo fatto l'intervista con un'altra ragazza, lei ha detto le tue stesse identiche parole, le stesse cose che ti dicono a te, io lo dico anche a questa persona, perché è un programma di controllo e di manipolazione mentale. Parlano continuamente, cioè, ad esempio mi fanno venire gli attacchi d'ira, oppure mi fanno venire amnesie, oppure tutto, di tutto, quindi perciò dicevo, ho difficoltà a venire, perché non so, a volte mi bloccano per non farmi fare una determinata cosa, un controllo continuo. Sì, me lo fanno pure a me, fanno le stesse antiche cose. Mi fanno aspettare l'ira a mia madre, io non ho mai alzato la mano a nessuno, ai miei genitori. Ma non sei te, sono loro che te lo mettono. Casa, mi hanno fatto spaccare, io non certo, ho fatto. Te credo, per te senti attaccata con queste tecnologie in testa a continuazione, dici ma io non ho fatto niente, ma perché devo subire questa cosa? È normale. Non sapendo come reagire, logicamente non so se me lo innescano loro questo meccanismo. No, te lo innescano loro, fidati. Non hai visto che ultimamente si vede il padre di famiglia che ammazza tutta la famiglia, la madre che prende il ragazzino, lo butta di sotto, lo sgozza, e quello lì che prende la macchina, prende l'ex ragazza, la incendia per strada, poi se ne va a vedere la partita come se fosse niente. E quello è il controllo mentale, quello è il sistema Manchurian Candidate. Programmano il soldato manciuriano che deve fare il reato, poi deve ritornare indietro e non si deve accorgere di niente, perché sono comandi cerebrali, messaggi subliminari, frasi indotte per incitare l'odio, la rabbia verso persone che magari te ami, che vuoi bene. Certo, certo. E nel fatto di internet pure sono venuta a conoscenza 20 anni fa, mi hanno messo pure su un sito internet che io però, nei familiari no, nessuno lo sa, solo ad alcune persone l'hanno fatto vedere, cioè hanno fatto dei danni a livello di ogni genere, pure il telefono clonato, quello lo fanno. Sì, sì, sì. Pure questo internet, le bloccano Facebook, le mail, le bloccano tutto. E allora che si può fare? Allora, perché non mi fanno più dormire con niente. Il primo consiglio che ti do è di cercare di staccare tutto ciò che fonte elettromagnetica all'interno della stanza dove dormi, che è una cosa importante. Noi ti vediamo lo stesso. Ti vedono lo stesso, va bene, però se stacchi le fonti dei campi elettromagnetici, che sono quelle che vengono amplificate nel nostro cervello per crearci la destabilizzazione delle frequenze del cervello oppure delle frequenze del sonno, perché durante la notte il campo elettromagnetico diventa talmente forte sul nostro corpo che noi sentiamo delle vibrazioni, addirittura se noi ci atturiamo le orecchie sentiamo pure dei suoni, perché sono indotti da queste armi, da queste tecnologie, da questo sistema di controllo mentale, e ci levano il sonno. Levandoci il sonno non ci fanno scendere pure nell'ora REM, cioè nel sonno profondo. Pure sogni adesso, pure sogni subliminari, incubi che io non ricordo niente. Un attimo solo, senti che cosa sta dicendo un attimo la ragazza, che cosa ti inducono adesso? Sogni, mi inducono dei sogni che io poi non ricordo più niente. Non ricordo. Avete visto che il programma è sempre lo stesso? Noi siamo qui in quattro e tutti e quattro sentiamo le stesse cose. Sogni, messaggi subliminari nella testa durante la notte? Mentre sogno, mentre dormo. Mi inducono questo sonno, induzione, ma lo inducono perché... Dice, noi i farmaci è inutile che li prendi perché tanto non ti faranno più niente, perché abbiamo messo tutto sotto controllo, tutto.
tutto sotto controllo, mentalmente, fisicamente. Tanto è vero, io non lo vorrei dire, ma mi hanno tolto pure fisiologicamente, no, quello, il ciclo mestruale me l'hanno tolto. Ma avete sentito prima? Prima l'abbiamo detto, eh? Chi l'aveva detta? A Camilla gli hanno tolto il ciclo mestruale. Me l'hanno tolto. Dopo un anno di pianti, dopo che... di lacrime. Ora sono diventata io, dopo oceani di lacrime. Passavo delle giornate intere a piangere per la sofferenza che avevo. Ora ci faccio... Il ciclo non me lo levano. Gli piscio un test e gli faccio venire i capelli rossi. A me invece me l'hanno proprio tolto. Dice, non te lo facciamo venire più. Sì, me l'hanno minacciato. Che farmaci prendevi? No, lascia, sì, no, i farmaci che c'entra, io mi hanno indotto ad andare dallo psichiatra, cioè, mi hanno indotto la depressione. Sì, te lo fanno apposta. Mi hanno fatto prendere le pillole medicinali per farmi ammalare di altre malattie. Un disastro. Poi dopo zero, dicono sempre. Io non capisco una cosa, la devo chiedere a Emiliano. Perché usano sempre questi numeri? 610. Lo spiego io. È una frequenza. È la frequenza con cui inducono la depressione, che abbassano i neurotrasmettitori della positività. Quindi a casa sono tutti scettici, ormai mi conoscono sotto certe luci e sanno che io sono, sento le voci, sono stata sempre, diciamo, tanto non ti crederà nessuno a casa, perché te ti hanno visto sempre in un certo modo. Non ti crede nessuno, no, perché chi ci crederebbe? Una tecnologia del genere messa su di te, che sei una brava donna. Allora, tu sei stata in depressione, tutto quanto, hai preso questi farmaci, quindi non ti crede nessuno. Mia sorella non mi crede, mio fratello meno che mai. Nessuno mi crede, nessuno. Perché è una tecnologia talmente avanzata che nessuno ci penserebbe mai che la utilizzano su di te. Cioè, questa la dovrebbero utilizzare sui terroristi, su criminali, non su noi vittime del controllo mentale, su noi capi umane che subiamo questi attacchi e queste manipolazioni. E siccome loro lo sanno questo, che noi non siamo criminali, e loro ci attaccano. Se invece eravamo criminali, non ci attaccavano, anzi ci arruolavano all'interno di questi posti. Ma siccome noi non vogliamo subire questo, vogliamo combattere questo, allora loro ci vogliono attaccare e buttare giù fisicamente e psicologicamente, per far sì che noi dobbiamo sottostare ai loro comandi. Ma noi non ci staremo mai ai loro comandi. Come si può fare una denuncia per questo, per quello che riguarda il mio problema? Io... Allora, stiamo preparando tutti insieme una denuncia, poi andremo al Tribunale di Roma, tutti quanti insieme lo stesso giorno, 3, 4, 10, 20 persone, e porteremo tutte lo stesso giorno la stessa identica denuncia, perché se andiamo singolarmente veniamo presi dei malati di mente, pazzi, schizofrenici, e non ci calcolano proprio. Se invece andiamo in 10, in 20, in 30 persone, possiamo avere più credibilità. Credibilità. Va bene, sono d'accordo. Ma hanno voluto inimicare le forze dell'ordine perché io andassi ad aggredire i poliziotti, mentre la polizia non c'entra niente con queste SS deviate. Ricordiamoci G8. Non c'entra la polizia con questi qua, non c'entra niente. Loro volevano che io diventassi una ragazza ribelle interessata alla politica, di cui non mi interessa niente. Volevano che mi interessassi alla politica, che ce l'avessi, che mi avvicinassi alla sinistra, che diventassi tipo un'anarchica, che ce l'avesse con la polizia. Ma io penso solo alle mie ai miei agi, alla mia vita, ai affari miei. Non penso andare a aggredirla, anzi io ho fiducia della polizia. E non confondiamola con queste SS deviate, perché anche la polizia stessa può essere vittima di questa gente qua. Ma poi a me la politica non... La polizia e le forze dell'ordine servono, però non dimentichiamo mai che sono il braccio armato del potere. Sì, è vero. Però c'è anche un'altra cosa. C'è anche un'altra cosa, che i suicidi indotti che creano anche le forze dell'ordine potrebbero essere manipolati e pilotati anche con la stessa tecnologia. Può essere. Ecco perché noi non diciamo è stato quell'agente, quel poliziotto, quel finanziere, quello dell'esercito, dell'aeronautica, perché anche loro stessi possono essere sottoposti a questi trattamenti. Ma ci abbiamo la testimonianza con Riccardo,
della polizia attaccato a queste tecnologie. Ma oltre a Riccardo, io ho molte testimonianze di persone dell'esercito, ci sono addirittura dei magistrati sottoposti a questi attacchi e manipolazioni, persone che hanno lavorato in determinate strutture militari o paramilitari che venivano attaccate con queste armi ad energie dirette. Quindi sei andata dal medico? Cosa ti ha detto nelle mie sue azioni? Voglio saperla sta cosa. Tutto a posto, è tutto regolare, però mi hanno dato farmaci, integratori, tutto quanto, niente, non è venuto nulla, le analisi stanno tutte a posto. Perché noi non abbiamo delle patologie nostre, loro ce le inducono queste patologie. Infatti sì, è vero, me le fanno venire. Compromesso cerebrali, non ci sono patologie, sono sintomatologie, è diverso. È vero, è vero. La patologia è quando c'è la malattia. La sintomatologia è il sintomo che come smettono con queste radiofrequenze, finisce anche il sintomo e ritorni normale. È vero, perché tante persone per esempio inibiscono le frequenze sessuali, non sentono più lo stimolo col proprio partner, infatti poi si lasciano, perché ovviamente come fanno a stare più insieme? O tante persone invece che aumentano questa frequenza e incominciano a diventare praticamente tipo maniaci sessuali. Io volevo dire che loro continuano a dirmi non l'avrai mai più. Io adesso devo andare da un professore per verificare se è vero che sono stati loro a inibirmi questo problema, oppure se un professore può dirmi qualche altra cosa. Questo che sto dicendo, sto facendo analisi e mi fanno spendere soldi da tutte le parti. Lo scopo loro è quello, fatti spendere sempre più soldi. Poi dice, poi vedrai, spenderai tutti questi soldi e vedrai che guai che passerai, stai spendendo troppi soldi. Detto, che devo fare io? Spendo soldi, me ne procurati voi i danni, io che devo fare? Voglio anche indagare, perché mi dicono pure bugie, mi hanno fatto annullare con un medico, mi hanno fatto litigare, un dentista, e tutto. Dicevano bugie, dicevano questi hanno il controllo mentale, quindi stanno tutti male, mi hanno fatto credere a queste cose. Molte persone vengono controllate mentalmente ma non si accorgono di niente. Io infatti ci ho creduto, ci ho litigato pure col medico e l'ho perso. Lo so, lo fanno apposta, ci fanno litigare con tutti, con amici, parenti, persone care, fidanzati, fidanzate, perché l'interesse loro è la manipolazione totale del ragionamento. Mi dicono pure che mi hanno fatto stare con una persona, col primo fidanzato, 7 anni, e io infatti ho detto, com'è possibile che mi torturava questa persona, no? Mi torturava. E io dico, ma io non ero io, perché io non l'avrei mai permessa una cosa del genere. E dice, ti abbiamo fatto stare noi per forza con questa persona. E mi dicono loro, noi siamo satanisti e non diciamo mai la verità. E quindi mi hanno fatto stare con persone sbagliate, loro dicono, l'hanno fatto apposta per rovinarmi la vita. Questo è vero, te lo fanno apposta, oppure ti fanno arrivare a un tot di anni e poi fanno in modo che te devi litigare con la persona per lasciarti, per crearti un danno anche psicologico, anche sentimentale. Sì, è così, purtroppo è questa la mia testimonianza, per il momento non saprei cosa aggiungere, poi se viene in mente qualcosa volentieri. Blocco un attimo la registrazione e ci risentiamo più tardi. Emiliano, la mandi su YouTube? Certo, la manderemo su YouTube in modo che le altre persone che non sono venute a questo evento potranno sentire questo che noi stiamo dicendo. Io mi sono accorta di una strategia per andare avanti meglio. Purtroppo durante il caso di attacchi neurali la vittima diventa una specie di complice di questa gente. La vittima diventa complice di queste persone e per paura di essere attaccata è remissiva, passiva, complice. Ho notato che ho paura addirittura a pensare cose offensive contro i miei torturatori. Da quando invece esprimo tutto il mio disprezzo per questa gente, deridendoli,
e attaccandoli io mi rendo conto che sono me stessa veramente e vivo meglio. Non sono complice, li detesto, non li odio perché l'odio l'ho già detto, ma penso tutte le cose più schifose, che sono persone schifose, vivo meglio. È più facile non ammalarsi vivendo così. Brava, ma bisogna fare così, bisogna essere forti, bisogna combattere la loro stessa tecnologia, renderci sempre più forti e renderci sempre più invulnerabili a questo sistema. Pensare cose brutte contro sta gente che mentre penso crepa, bastardo, mi leggessero il pensiero, io non ho nemmeno paura che mi ammazzino, perché crepano loro. Lo leggano il pensiero. E certo, se no come fanno a sapere quello che noi pensiamo? Quello che noi facciamo? È normale. Le onde elf è creato proprio apposta. Interpretano. È vero. Interpretano l'encefalogramma in 3D. E i segnali in 3D, ogni piccolo segnale poi va a confluire in un video che dà un'immagine e loro leggono quello. La famigerata mappatura cerebrale, l'ha detto Emiliano. La famigerata mappatura cerebrale. Ma ragazzi, Giorgio, di morte mi minacciano. Non lo so, già ti faremo morire perché noi lo facciamo con tutte le donne questo lavoro. Ma oggi che giorno è? Non è il giorno della ieri era il 25, il giorno nazionale contro la violenza delle donne. E loro anzi mi hanno fatto stare male. Cioè chi ci dovrebbe tutelare sono i nostri carnefici in realtà. In realtà sì, è così proprio. Allora, io una cosa che posso dire come testimonianza diretta io e testimonianza anche delle altre persone che abbiamo praticamente intervistato, il fatto che bloccano determinate frequenze nel cervello quando uno assume determinati farmaci, questa è una cosa vera, perché loro interagiscono con le frequenze del cervello, inibiscono l'effetto del farmaco, magari del sonnifero, del farmaco psicotico, del farmaco narcoletico, e loro se vogliono addirittura bloccano pure l'effetto dell'alcol, e la gente crede di essere sobria, ma magari a un certo punto gli creano uno stato di blocco cerebrale e gli aumentano tutte le frequenze dell'alcol fino a portarlo a uno stato di incapacità di intendere di volere, magari di fare gravi incidenti stradali. La stessa cosa con il farmaco, magari il giorno non ti fanno sentire l'effetto del farmaco, la notte ti creano un effetto contrario che fa sì che te non riesci più a dormire. E se non dormi per una settimana, due, tre, quattro, diventi uno zombie durante il giorno. Infatti non si riesce a fare niente, è solo qualche giorno che non riesco più a fare nulla, poche cose. Eppure ce n'ho di cose da fare durante la giornata, non mi devo occupare di tutto, quindi tutto ricade su di me, tutte le responsabilità, quindi riesco a fare ben pochissime cose. Adesso il fatto è questo, che loro si sono presentati come questi satanisti e mi dicono che abbiamo rovinato tutta la vita, e dopo 30 anni si sono presentati, mi hanno portato a indotto la depressione. Quanti anni sono che stai sotto questi attacchi o queste frequenze? Loro hanno detto da quando ho conosciuto questa persona, da quando avevo 16 anni, quindi dall'86 sono entrata in palestra e ho conosciuto questa persona, che era particolare effettivamente, se io ci penso, era molto particolare, stava distante perché era una ginnastica di gruppo, era una disciplina di karate, quindi si doveva stare tutti per forza in gruppo e lui era isolato. Ma io non ci pensavo in quei momenti, non ci ho mai pensato, mi hanno portato a non pensare a niente e andavo avanti per la mia vita così normalmente. E quindi poi loro da un anno e mezzo si sono presentati piano piano, prima mi hanno fatto fare un disastro dentro casa, mi hanno indotto la violenza, mi hanno indotto tutta una serie di cose, si sono divertiti con me, si sono divertiti dicendo tanto lo sai perché? Perché tu stai su internet e quindi ci stai facendo delle figuracce schifose su internet, stai facendo, e io ho detto non mi importa niente di internet, cioè a me non mi importa, cioè mi importa, certo è un dolo quello che mi avete fatto, è un reato gravissimo, però non è quello che mi interessa. Il mio stato psicofisico mi interessa, quindi mi hanno fatto tutte queste torture e non mi hanno portato a far capire nulla,
però dice che è sempre questa persona che ci sta in mezzo, insieme ad altri ragazzi, stanno tutti uomini in gruppo. Sì, saranno tutti mercenari, satanisti, militari. Satanisti che sono collegati con qualche altro gruppo. Sono militari, sono satanisti militari, come il gruppo esoterico e satanista di Adolf Hitler, quando facevano gli esperimenti per la manipolazione ipnotica, per creare uno stato di suggestione o realtà distorta. Anche tuo padre l'hanno messo sotto controllo? Così mi hanno detto, abbiamo messo sotto controllo tuo padre non ricordava più nulla, abbiamo messo pure mia madre, adesso mi fanno sentire le voci, pure mia madre, che da un mese e mezzo, le musiche, io non le sento, non esistono, e gliel'hanno messe pure a mia madre. Quindi non... La tua madre le sente, ti ha detto che le sente oppure no? Per lei crede che esistono, tant'è vero che va a suonare alle porte, ma nessuno le sente. Ah, ho capito. E certo, te le inducono queste cose per crearti proprio il disagio. Non è facile, non è facile. Noi abbiamo studiato determinati sistemi, però purtroppo dovresti vivere in una villa isolata e nel verde, praticamente staccare tutta la corrente, in un posto dove non prendono i satelliti, dove non prendono i cellulari, dove non prendono le varie cose. Aspetta che blocco un attimo. Allora, sentite bene che cosa dicono anche a quest'altra ragazza. Quello che dicono a tutti, e ci fanno venire tumori, leucemie, ischemie cerebrali, trombosi. Sentite che cosa dicono anche a quest'altra ragazza. Allora, a me dicono: ti faremo venire un tumore ai polmoni, ti faremo venire un tumore al cervello, ti faremo venire un tumore al seno, all'utero, nel ciclo non te lo faremo venire più, di tutto, tumori da tutte le parti. Poi mentre dicono una cosa poi se la rimangiano e giocano in questo modo a rimpiattino continuamente, dalla mattina alla sera. Questo fanno. Sì, lo fanno per buttarci giù psicologicamente, a tutti fanno lo stesso identica cosa, sembra come se è un programma che viene fatto a tutti uguali. A tutti creano questo sistema di manipolazione, psicologia del terrore, attacchi, manipolazioni, frequenza, a tutti la stessa identica cosa. Beh, si inizia da quello, dallo studio, osservazione delle persone, delle abitudini, lo studio dettagliato di ogni piccolo particolare. Poi da lì vedono le debolezze di una persona, quali sono i punti deboli, e lì ci giocano. L'ipocondria, io ho paura delle malattie, mi fanno credere che io ho delle malattie, ma io ho già capito tutto di sti qua, sono dei vermi e qualsiasi cosa dicono so che è sbagliata. Come hai visto, anche a lei fanno credere delle malattie, che fanno i tumori, fanno venire leucemie, tutte queste cose qua. La stessa cosa lo fanno pure con te. Ma io non ho paura che me le facciano venire, però, perché... Ma devi fartele venire, perché tu non devi essere loro complice. Ah, ok. Io ho raggiunto, non so come ho fatto, dopo un anno di pianti, di sofferenza acuta, andavo per strada, andavo nei locali di sera e piangevo. Perché io non mi sono mai fermata, ho sempre continuato la mia vita fatta di locali, karaoke, serali, e mi isolavo e piangevo. Io non so come ho fatto, so di vivere nel Grande Fratello, quando sono dentro la mia abitazione negli alberghi mi vedono e vedono anche mia madre che non se ne accorge, il mio ragazzo, e non me ne frega niente, è pazzesco ragazzi, non me ne frega niente, mi vedono mentre sono al gabinetto e non me ne frega niente, mi vedono col ciclo, non me ne frega niente, è pazzesco, ma ce l'ho fatta. È la stessa cosa che fanno con me, uguale, lo fanno anche con me, mi guardano dentro casa, mi guardano da tutte le parti, dico ma come fate, mi fate schifo, faccio continuamente, è una cosa assurda, a noi non ci fa nessun effetto, a noi le donne ci fanno schifo pure a noi, è una cosa assurda. Saranno sicuramente dall'altra sponda, non lo so, perché ho delle belle donne che non quello che fanno schifo, quindi sono dell'altra sponda. Scusa, ma cos'è? Scusa, ma loro piacciono le bambine, capito? Loro piacciono le bambine. Mi dicono pure a me.
Quello a me dice, noi ci piacciono le ovette fresche, così dicono. Avete sentito che sembra che è un programma cerebrale che mettono su tutti e tutti le stesse identiche cose. Ma se io sono pazzo o malato di mente, ma io devo pensare ad altre cose. Ma a tutti che mettono la stessa identica cosa, lo stesso identico programma, le stesse identiche frequenze, le stesse identiche patologie. Ma qui sono centinaia di persone che mi contattano e tutti dicono la stessa identica cosa. Sarà un caso, due casi, tre casi. Qui so centinaia di persone che dicono le stesse identiche cose. Vero? Non me l'aspettavo nemmeno io, veramente. Francamente sono rimasta un po' stupita perché che dicono tutti le stesse cose. Avete appena ascoltato il primo incontro caffè con molte testimonianze importanti, molte soluzioni importanti per aiutare, capire e intervenire per proteggere queste persone innocenti che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani. Vi voglio ricordare a tutti, amici, che se volete partecipare al prossimo evento Incontro Caffè che verrà fatto a Roma, contattatemi attraverso la mia email vittime del controllo neurale @gmail.com. Vi voglio ricordare i miei canali di YouTube, Angeli Custodi MK Ultra Italia, Emiliano Babilonia, e la mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker. Un saluto a tutti, amici, da Emiliano Babilonia.